torna Arezzo Città del Natale, la rassegna di eventi che fino al 7 gennaio 2024 ogni fine settimana vestirà feste al centro storico della città toscana. Visita della Commissione Sanità al nuovo ospedale del Mugello, per il quale è pronto un investimento da 47 milioni di euro. A 100 anni dalla morte, Arezzo omaggia Gianfrancesco Gamurrini con un convegno internazionale di studi. Arezzo si veste a festa per tornare Città del Natale. Torna Arezzo Città del Natale, la rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo in Tour e realizzata col Comune di Arezzo, che fino al 7 gennaio ogni fine settimana vestirà a festa il centro storico della città toscana. Anche quest'anno sono tante le attrazioni che scandiranno l'attesa del Natale e accompagneranno l'inizio del nuovo anno. Dal suggestivo percorso di installazioni luminose, che offrirà una lettura insolita ed emozionante di architetture e palazzi storici, al Parco delle Meraviglie, dal mercato tirolese alla Brick House Art. È una festa per la Toscana, per le bambine e i bambini, ma non solo. È un modo in cui tornano a risplendere le luci, le gioie, le emozioni. È un modo per attirare turisti, per costruire le condizioni perché una città stupenda come Arezzo lo sia ancora di più. Un grazie a chi ogni giorno si adopera per la buona riuscita dell'iniziativa, un grazie ai commercianti che lavorano assiduamente per aiutare a rendere più bella la città, all'amministrazione comunale. Un evento di questa grandezza e di questa durata richiede un lavoro comune, un lavoro condiviso. Ogni anno vi è stato un aumento sia dei visitatori sia della qualità. Arezzo ha scelto di puntare la propria immagine come città del Natale. Lasciatemi dire che ci sono anche delle esigenze e delle motivazioni storiche che stanno alla base di tutto questo. L'identità cristiana della nostra Arezzo è sotto gli occhi di tutti. E in quella piazza grande costeggia anche la Pieve di Santa Maria, dove, guardate, si può trovare una delle prime iscrizioni al mondo, presepio. È una cosa incredibile che tutti possono ammirare ed è un collegamento che giustifica come si sia fatto bene a puntare sotto questa dimensione, non solo per motivi commerciali turistici, ma anche per dare un senso alla nostra Arezzo in questo periodo dell'anno. Tante le novità di questa edizione di Arezzo Città del Natale, a partire dal Prato, la grande area verde che domina la città, che si trasformerà nel Parco delle Meraviglie, ospitando appuntamenti a tema, mercatini tipici, il planetario e la ruota panoramica. Qui, per la prima volta, sarà realizzata un'installazione luminosa tra le più grandi d'Italia. Oltre 640.000 LED illumineranno ben 8.000 metri quadrati del giardino storico, offrendo emozionanti giochi di luce a basso impatto energetico. Manifestazione che ci sta portando tante soddisfazioni, tanti turisti in tutte le edizioni. Post-Covid, le edizioni in cui ovviamente abbiamo limitato la rassegna delle installazioni luminose, siamo ripartiti e siamo ripartiti con un successo sempre crescente. Questo ci dà ovviamente soddisfazione perché non era una cosa semplice e dal 2021 ad oggi diciamo che i risultati sono sempre stati in crescendo. Ci auguriamo, dovendo alzare ovviamente l'asticella per qualità e per tipologia di servizi, che il 2023 possa essere sulla stessa linea di quelli che sono stati gli anni precedenti. La straordinarietà di questo pacchetto di iniziative per il Natale 2023 ad Arezzo sta nel fatto intanto che il mercatino tirolese consolida una vocazione di Arezzo fino a 8 anni fa sconosciuta come attrazione negli eventi natalizi. Il mercatino sarà prorogato, non finirà col Natale, ma sarà prorogato fino a tutto il 1 gennaio 2024. E poi soprattutto il fatto che questo pacchetto di iniziative, dicevo, consolida il richiamo di Arezzo, chi in particolare dal meridione vuole andare a visitare i mercatini tradizionali di Natale non ha bisogno di andare fino in Trentino, ma fermandosi ad Arezzo trova un'espressione validissima di questa esperienza. Arezzo Città del Natale è una manifestazione che da anni costituisce uno degli appuntamenti più importanti per la promozione del territorio aretino e che continua ad attrarre turisti da tutta Italia. Nel 2022 le presenze censite, alberghiere ed extraalberghiere, sono state infatti oltre 70.000. Diventa davvero, nei numeri che abbiamo visto anche l'anno scorso, un grandissimo attrattore. Immaginiamo gli oltre 800 strutture ricettive, gli oltre 2.800 anche esercizi commerciali che vivono di
numeri che stanno crescendo, addirittura che generano treni speciali, oltre che dei flussi che sono ormai entrano insomma, a pieno titolo anche in quella che per noi la stagione turistica annuale comincia a sfiorare anche 48-49 milioni di presenze a livello toscano. Quindi una occasione importantissima che per oltre un mese farà vivere, come ha fatto l'anno scorso, insomma, la città e i dintorni di una rinnovata vitalità, di una ovviamente rinnovata economia. Tra gli eventi, tanta attesa anche per la Fortezza delle Meraviglie. È un vero e proprio villaggio di Natale realizzato in uno dei posti più affascinanti della città, che è la Fortezza Medicea. Noi abbiamo voluto fare un allestimento che coinvolga un po' tutta la famiglia, quindi dai classici presepe ad altezza naturale al villaggio Lemax, villaggio di Natale in miniatura tra i più grandi della Toscana, Polo Nord, eccetera, spettacoli itineranti. La novità di quest'anno fondamentalmente sarà che la Fortezza delle Meraviglie porta un po' di cultura all'interno della città del Natale, e questo attraverso una mostra d'arte che verrà realizzata nei cinque rifugi presenti in Fortezza, di cinque artisti famosi italiani, e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Arezzo abbiamo realizzato un video che verrà proiettato in una location della Fortezza, che mostra i ritrovamenti archeologici fatti nei 9 siti archeologici presenti in Fortezza. Da ricordare anche la mostra di presepi originali provenienti da tutto il mondo nell'atrio del Palazzo della Provincia, la mostra Mercato Artigiani di Natale nel chiostro della biblioteca, la Casa di Babbo Natale e la Galleria di Arte Contemporanea in Piazza San Francesco, che ospiterà Brick House Art, 3 piani espositivi con laboratori e riproduzioni di monumenti e opere d'arte realizzati con 3 milioni di mattoncini Lego. Presepi originali saranno allestiti nelle chiese, mentre Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento ospiteranno un mercatino tradizionale caratterizzato da piccole casette in legno che offriranno l'atmosfera tipica del villaggio natalizio. Arezzo Città del Natale sarà anche l'occasione per promuovere l'impegno del volontariato aretino. Sanità, la visita della Commissione nel nuovo ospedale del Mugello. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, guidata dal presidente Enrico Sostegni, ha fatto visita nei giorni scorsi al nuovo ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è parte di un tour annunciato dopo gli stati generali della sanità e che ha lo scopo di visitare le strutture sanitarie della regione e incontrare gli operatori nell'ambito di una funzione di programmazione, ma anche di controllo e di collaborazione con i professionisti del sistema. Questo ha raccontato il presidente Sostegni alla fine della visita. È un ospedale che vedrà un investimento di 47 milioni di euro con una gara in corso che arriverà presto alla fase dell'aggiudicazione. Si tratta di un investimento fondamentale che garantirà la piena sicurezza del presidio. Un ospedale dove c'è un personale assolutamente motivato, che vedrà un investimento, l'ospedale, di 47 milioni che è in corso di gara e che sarà a breve aggiudicato, che è un investimento fondamentale per la sicurezza di questo ospedale. Ci sono ulteriori investimenti sulla tecnologia, risonanze, TAC da rinnovare. Penso questo sia un elemento sul quale l'azienda Toscana 100 debba mettere velocemente l'attenzione, e poi il personale che è veramente motivato e va integrato. Non è facile, lo sappiamo ormai, trovare in alcune aree della Toscana personale che vuole andare a lavorare, però insomma qui mi pare ci siano le condizioni professionali e un clima veramente ottimo, una direttrice molto brava e motivata, e per cui anche da lontano sono convinto che troveremo professionisti che mancano. Insomma, questo ospedale si conferma un ospedale forte, importante, in un'area importante della Toscana e che è veramente un modello anche nelle relazioni con il territorio, cosa che non troviamo in tutte le parti della nostra regione. Questa cosa fondamentale di avere buoni rapporti con i medici di medicina generale, interrelazioni, e poi riuscire a curare i pazienti a casa, in questa parte della Toscana si riesce a fare davvero. Per il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute del Mugello, Paolo Moboni, la visita della terza commissione è stato un segnale importante di attenzione. Un segnale d'attenzione molto importante della terza commissione regionale e anche dell'azienda sanitaria.
che si è presentata. Abbiamo fatto un giro in alcuni reparti dove sono state evidenziate le cose positive che facciamo all'interno del presidio ospedaliero del Mugello e anche quelle che sono le criticità. Quindi credo sia un segnale d'attenzione molto importante verso quello che è un presidio insostituibile per il nostro territorio, che è molto vasto e quindi ha bisogno anche di essere potenziato e valorizzato, soprattutto su certi interventi. E abbiamo fatto l'elenco evidentemente anche di quelle che sono le criticità, che però non riguardano solo il nostro presidio ospedaliero, il personale, che è un tema purtroppo diffuso in tutta la Toscana, direi in tutta Italia. La buona notizia, fra virgolette, dopo anni di incertezza è che finalmente siamo in una fase conclusiva per quanto riguarda la gara per l'adeguamento sismico e la riqualificazione dell'ospedale del Mugello. In questo momento c'è la fase di scelta della ditta, che poi proseguirà con l'appalto. Ci sono un'altra serie di interventi da fare e anche su quello abbiamo fatto il punto. Stamani sono state evidenziate un'esigenza anche di macchinari, quindi di strutture, attrezzature che sono molto importanti anche per proseguire il livello di attività che facciamo sul territorio. Quindi una mattinata sicuramente utile, che è l'inizio anche di un percorso di confronto che comunque facciamo periodicamente per non solo salvaguardare ma potenziare l'attività che viene fatta all'interno del presidio ospedaliero. Per il direttore sanitario dell'ASL Toscana Centro, Simona Dei, gli indicatori buoni riguardano i tempi di attesa e gli interventi chirurgici, mentre sono in fase di sistemazione le piante organiche del personale. Quanto alle criticità strutturali, ci sono piani di azione aperti, oltre ad implementazioni tecnologiche in atto e da pensare. Queste visite servono a noi per inquadrare i servizi, per inquadrare le criticità, per capire quali sono le eccellenze di questo ospedale, e farlo insieme alla terza commissione è stato utilissimo perché ci ha permesso anche di condividere con tutta la parte della politica sanitaria il valore di un ospedale come questo, la forte integrazione col territorio e anche progetti di sviluppo che possono ulteriormente migliorare i servizi per i cittadini. Sicuramente uscire dai 2 anni della pandemia ha portato ancora qualche ferita che dobbiamo rimettere in sesto. Ho visto degli indicatori molto buoni sui tempi d'attesa, ho visto degli indicatori buoni sulla parte chirurgica, stiamo riassestando le piante organiche del personale e vi sono delle criticità strutturali sulle quali c'è già un investimento e ci sono dei lavori in corso, quindi più che altro ho visto criticità su cui già ci sono dei piani di azione aperti. Vi è una forte coesione fra i colleghi, una forte integrazione fra di loro, alcune implementazioni tecnologiche che sono in atto e altre da pensare. Questo è chiaramente un ospedale che fa da riferimento per la propria popolazione, che è una popolazione un po' dispersa, più dispersa rispetto al resto della Toscana Centro, e che ha il diritto di avere tutte le possibili risposte, sia qui sia integrate in rete con gli altri ospedali. L'omaggio a Gianfrancesco Gamurrini. Nel centenario della sua morte, Arezzo omaggia Gianfrancesco Gamurrini con un convegno internazionale di studi dal titolo «L'archeologo e la sua eredità a 100 anni dalla morte». L'appuntamento è dal 4 al 6 dicembre alla Casa Petrarca e al Museo Archeologico Nazionale. L'evento, organizzato dall'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo, si inserisce nel programma delle celebrazioni delle personalità storiche della Toscana. Sono molto soddisfatto che la figura di Gianfrancesco Gamurrini, direi l'uomo di cultura e maggior spessore per Arezzo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sia stato ricompreso nelle celebrazioni dei grandi toscani. Gianfrancesco Gamurrini meritava di essere ricordato. È stato rettore della Fraternità dei Laici, è stato per 38 anni presidente dell'Accademia Petrarca. È stato il pioniere della tutela dei beni archeologici, quando ancora una legge organica in materia non c'era. Ma c'era, lasciatemi dire, e noi in questa consigliatura siamo molto sensibili al tema, è stato anche un precursore della Toscana diffusa, perché preconizzava di avere dei musei per le comunità locali che potessero essere di aiuto per ritessere la storia, così come egli ebbe modo di scrivere. Possiamo ricordare tanti musei che si legano alla figura di Gianfrancesco Gamurrini: Chiusi, Orvieto, Fiesole, Viterbo, e potrei proseguire. E quindi sicuramente meritava di essere ricompreso tra i grandi toscani. Noi l'abbiamo fatto e siamo molto soddisfatti che questo sia avvenuto.
Gamurrini fu uno dei massimi archeologi, etruscologi ed epigrafisti del periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Rivestì importanti cariche a livello cittadino, regionale e statale. Fu membro dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma ed ebbe relazioni con i più importanti studiosi italiani e stranieri di antichità etrusche e romane. Il convegno, come è stato definito dal presidente dell'Accademia Petrarca Firpo, rappresenta un omaggio dovuto a Gamurrini. Prima di tutto per la grandezza del personaggio, perché è stato veramente uno dei più importanti uomini di cultura aretini a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ma non solo aretini, lui è stato un grande archeologo, etruscologo, epigrafista e quant'altro a livello nazionale e internazionale, perché addirittura all'età di 27 anni fu chiamato all'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma, che era gestito dall'impero prussiano e il cui erede oggi è l'Istituto Archeologico Germanico, e è uno dei massimi riferimenti per la storia antica, per l'archeologia mondiali. Quindi lui già in età giovanissima, attraverso due studiosi che aveva conosciuto abbastanza casualmente ad Arezzo, era stato associato a questo importante istituto. Poi c'è anche l'aspetto che riguarda più propriamente l'Accademia, non poteva esimersi dal celebrare questa ricorrenza, perché Gamurrini è stato presidente dell'Accademia per 38 anni, fino alla morte. Quindi è stato un personaggio fondamentale, ha traghettato l'Accademia da prima della Prima Guerra Mondiale al difficilissimo dopoguerra, sempre con grande accortezza, saggezza, dettata anche dall'età e dall'esperienza. Il convegno si aprirà il 4 dicembre alle 14 alla Casa Petrarca con i saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e l'introduzione di Giuseppe Sassatelli dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici. In programma poi interventi di accademici ed esponenti del mondo culturale.